Se vi ricordate, abbiamo dimostrato, in realtà una piccola parte mi pare che l'avessimo lasciata per esercizio, che se una funzione f è continua in x con 0 e se la funzione g è continua in f di x con 0, allora anche la funzione composta è continua nel punto x con 0, g di f di x con 0 non è altro che g composto f di x con 0, g composto f di x, vi ricordo che per definizione è g di f di x. Oh, questo ragionamento ci permetteva di dire che se io andavo a fare i prodotti di composizione di tutte quelle funzioni elementari che abbiamo dimostrato che sono continue, avevamo ancora funzioni continue. Per esempio, se scrivo arco tangente di 1 fratto, vabbè, la tangente mi chiede la funzione inversa, dobbiamo vedere oggi. Diciamo, se scrivo, che so io, esponenziale di 1 fratto 1 più x quadro, è sicuramente la funzione continua. Ok? Perché 1 fratto 1 più x quadro è una funzione razionale che è continua, l'esponenziale è una funzione continua, il prodotto di composizione è una funzione continua. Questo lo sappiamo già. Ed era un semplice, un banale corollario del teorema dell'applicazione. Sul limite dell'applicazione composta. Poi abbiamo dimostrato il teorema degli zeri, in realtà ci siamo dimenticati di aggiungere il seguente corollario al teorema degli zeri, se io ho una funzione continua un intervallo più fa b e se so che un certo lambda compreso tra f di a ed f di b, allora esiste un punto psi compreso tra a e b tale che f di x faccia esattamente lambda. La dimostrazione è banale, applichiamo il teorema degli zeri alla funzione g di x uguale f di x meno lambda. Per quale motivo? In A la funzione g farà f di a meno lambda che è negativo, in b la funzione farà f di b meno lambda che è positivo, quindi ci sarà un punto, chiamiamolo psi, in cui g di xi sarà 0, ma g di xi è uguale a f di xi meno lambda, portate dall'altra parte, ottenete f di xi uguale a lambda, portate meno lambda dall'altra parte. L'ho detto a parole, ve lo scrivete da solo. Questo è un corollario, provate a fare qualche volta anche un piccolo esercizio. Ok? Provate ad applicare il teorema degli zeri a quella funzione B e vedete che il risultato viene su. Questo risultato per quale motivo conviene enunciarlo a parte? Perché ci dice che se in A la mia F ha un certo valore, in B la mia F ha per esempio un valore più grande, allora che succede? Che la mia F tra A e B deve assumere almeno tutti i valori compresi tra f di a e f di b, per
perché se io fisso un qualunque lambda qui dentro posso applicare tutto il romanismo. Ovviamente potrebbe anche succedere che la f assuma valori al di fuori dell'intervallo f di a e f di b, però questo può capitare ma non è necessario. Che debba assumere tutti i valori compresi tra f di a e f di b deriva da questo coronario, per forza, naturalmente sotto le ipotesi del teorema, cioè se la funzione è continua. Chiaro? Adesso andiamo a vedere, prendiamo f, sia f da a b a valori in r. Dico che esiste un intervallo cd tale che cd è uguale a f di a. Questo fatto deriva dal combinato disposto del teorema del corollario al teorema degli zeri e del teorema di Weierstrass, cioè sia c uguale al minimo della funzione f di x sull'intervallo a b. Esiste questo minimo, naturalmente f deve essere una funzione continua, ovviamente il teorema non va, no, non è detto che va. Allora prendiamo una funzione continua. Esiste il minimo, certo, perché l'insieme è chiuso e limitato e quindi è compatto. Poi prendiamo d, il massimo di f di x, x appartenente ad a b, avremo che esisteranno x1 e x2 appartenenti all'intervallo a b, da di che f di x1 sia uguale a c ed f di x2 sia uguale a b, tra i punti di minimo e di massimo. No, questi esistono per Weierstrass. Facciamo di nuovo un disegno. Allora, questo è c, questo è x1, questo è c, questo è x2. E questo è. Ok? Ora potete notare, vabbè, potete notare che l'intervallo x1 x2 è contenuto in AB, perché x1 e x2 appartengono entrambi ad AB, quindi l'intervallo che va da x1 e x2 è contenuto in AB. Naturalmente potrebbe darsi che x2 il massimo venga prima del minimo, ma per comodità supponiamo x1 minore di x2. Questa è soltanto un'ipotesi di comodo, se al contrario la cosa funziona lo stesso. Abbiamo x1, x2 contenuto in AB. Allora noi che cosa sappiamo? Sappiamo che f, l'immagine di AB, è contenuta in CD. Per quale motivo? Perché questo è il minimo e questo è il massimo. Quindi valori della f tra a e b sono compresi tra CD. Equivale a dire che l'immagine di questo insieme è contenuta in CD. Poi sappiamo che questo contiene l'immagine di x1 x2, che ovviamente insieme più piccolo c'è, cioè un'immagine più piccola, e possiamo anche dire che questo contiene cd. Per quale motivo? Perché f di x1 vale c, f di x2 vale d, per il teorema degli zeri, la f su quell'intervallo deve assumere tutti i valori compresi, per il corollario al teorema degli zeri che abbiamo visto prima. Va bene?
Quindi tutte queste inclusioni devono in realtà essere delle uguaglianze. Quindi avremo che sia f di x1, vedete, tra x1 e x2 la f copre tutti i valori tra c e d, tra a e b la f copre tutti i valori tra c e d, e quindi ambedue queste immagini coincidono con l'intervallo circolare. Ok? Altrimenti detto, l'immagine attraverso una funzione continua di un intervallo chiuso è un intervallo chiuso. Cioè non puoi avere, se hai un intervallo chiuso e se hai una funzione continua, l'immagine deve essere un intervallo chiuso, non può essere tutto R, per esempio. Pensate alla tangente tra meno pi greco mezzo e pi greco mezzo, vi ricordate? Facciamo, se prendo la tangente tra meno pi greco mezzo e pi greco mezzo a un grafico fatto così, l'immagine tutto è, però l'intervallo è aperto, non è chiuso, la funzione è continua ma l'intervallo è aperto. Oppure può succedere che l'intervallo è chiuso ma a quel punto la funzione non deve essere continua se l'immagine non è un intervallo chiuso. Chiaramente, più precisamente, ripeto, questo più che un teorema è un'osservazione, diciamo, scriviamoci proposizioni, così non si prende nessuno. L'immagine attraverso una funzione continua di un intervallo chiuso è un intervallo chiuso. Ok? E questo è un fatto da tenere ben presente, da ricordarselo. Adesso andiamo a vedere cancello qua perché alcune cose mi torneranno. Allora, adesso abbiamo una nuova proposizione, abbiamo sempre la nostra funzione continua sull'intervallo AB. Adesso dico sia CD uguale F di AB. Quando io scrivo così, abbiate sempre, diciamo, realizzate quando io sto dicendo una cosa che non è scontata. Io sto dicendo qui sia questo intervallo chiuso l'immagine, cioè uno può dire, chi me lo dice che l'immagine è un intervallo chiuso? La proposizione abbiamo dimostrato prima, quindi perciò l'abbiamo dimostrato. Ok, allora qual è la tesi? F da AB su CD, sappiamo che costruzione che è suriettiva perché l'immagine è proprio CD, ok? Cioè colpisce tutti i punti di CD. Allora cosa mi... io dico che è invertibile se solo se F è strettamente monotono su C. Ok? Cioè strettamente monotono, o strettamente crescente, o strettamente decrescente. In tal caso, inoltre, se F è invertibile, allora la funzione F a meno 1 che va da CD su AB è continua con R.
Allora, cosa dice questo teorema? Dice che prendiamo, lo alzo un po' così si vede. Dice, prendiamo una funzione continua. Andiamo a fare l'immagine, l'intervallo di partenza è chiuso, l'immagine è chiusa. Ora vorrei sapere se la posso invertire. Beh, il criterio è molto semplice. Se e solo se è strettamente monotono, cioè se saliva oppure scendeva, allora è invertito tra questi due intervalli. Se no, no. Non solo. L'inversa, tu sai che è continua pure bene. Ok? Se normalmente F è invertibile. Se F è invertibile, l'inversa è continua pure bene. Oh. Per dimostrare questo teorema ci vuole una bella, più che altro una bella figura. La dimostrazione del teorema viene svolta per assurdo. Scrivo qua, comincio a scriverla qua. Dimostrazione per assurdo. Supponiamo che F non sia strettamente monotono. Quindi esistono x1 e x2 appartenenti ad AB con x1, diciamo x1, vado a scrivere in maniera diversa, x1 maggiore o uguale di A minore di x2 minore o uguale di B, tali che f di x1 sia maggiore o uguale di f di x2. Poi esistono x3 minore di x4 maggiore o uguale di A minore o uguale di B, tali che f di x3 deve essere minore o uguale di f di x3. Allora, perché questo? Se la funzione non è strettamente monotona, non è strettamente crescente. Allora, quando è che una funzione era strettamente crescente? Quando ogni volta che prendevo x1 minore di x2, f di x1 era minore di f di x2. Negare questo fatto significa che esistono x1 minore di x2 tale che f di x1 è maggiore o uguale a f di x2. Similmente, negare che sia strettamente decrescente significa che esistono x3 minore di x4 sempre tra a e b tale che f di x3 sia minore o uguale a f di x4. Ovviamente aggiungo qui, è ovvio che questa relazione la chiamiamo asterisco, che in asterisco posso supporre f di x1 maggiore stretto di f di x2 e f di x3 minore stretto di f di x4. Perché? Perché se avessi uguale da qualche parte, siccome i punti sono diversi, per esempio se x3 è diverso da x4 e qua c'ho l'uguale, la funzione non è iniettiva, se non è iniettiva non è invertibile. Ricordatevi che noi dobbiamo dimostrare che se è monotona, è monotona se solo se è invertibile. Quindi io cosa voglio dimostrare? Che se non è monotona non è invertibile. Ok?
E allora, se qua ci fossero uguali, chiaramente sarei arrivato, perché sarebbe non invertito. Allora, andiamo a fare la figura adesso. Allora, la situazione è questa qui. Qua c'è AB. Allora, qui devo mettere i punti, per esempio li metto così, ma si possono disporre anche in altri modi, eh? So solo che x1 lo devo mettere prima di x2, x3 lo devo mettere prima di x4, poi posso venire x3, x4 prima di x1, x2, ci sono parecchie combinazioni che si possono andare a scrivere. Io ne sto facendo una, però poi quello che dirò varrà in realtà sempre. Cioè, io cosa so? Che f di x1 deve essere minore di f di x2, eh? F di x1, vedete? Deve essere minore di f di x2. E so, per esempio, che f di x3 deve essere maggiore di f di x4. Sto disegnando il valore della funzione, i punti del grafico della funzione solo in corrispondenza dei punti x1, x2, x3 e x4. Al contrario, f di x3 era minore di f di x4 ed f di x2 era maggiore di f di x2. Oh. Adesso potete diciamo divertirvi a fare tutte le combinazioni possibili, però una volta che avete disegnato questi quattro valori ci sarà sempre, ce ne saranno sempre, la mia idea è quella di conservarne tre. Sarà sempre possibile trovarne tre dove il valore della funzione prima scende e poi sale, oppure prima sale e poi scende. Non magari tutte e due, però una delle due si verifica sempre. Ok? Allora, per esempio, nel caso che abbiamo fatto in figura, che abbiamo disegnato in figura, il valore della funzione da x1 a x3 scende e da x3 a x2 sale. No? Potete divertirvi a fare tutte le combinazioni possibili, vedete subito che è sempre così. Se no si può fare anche un ragionamento più teorico per dimostrare che sia così, ma non lo faccio perché più o meno lascio il tempo per tutto. Allora, concentriamoci, quindi ad esempio, quindi esisterà una terna di punti, esisterà una terna di punti, ad esempio, cioè in questo caso, ad esempio, x1 minore di x3 minore di x2, tali che f di x1 è minore di f di x3 che è maggiore di f di x2. Ripeto, non è detto che mi interessi per forza una situazione in cui si sale e poi si scende, basta che si verifichi o una situazione in cui prima si sale e poi si scende o una situazione in cui prima si scende e poi si sale, vanno bene tutte e due. Ok? Ovviamente f di x3 è il valore più grande e quindi è più grande di tutte e due. Allora io dico sia lambda compreso tra f di x2 supponiamo inoltre f di x1 minore di f di x2. Ok? Da quale questa disuguaglianza non si capisce, no? Si capisce solo dalla figura, allora ce l'ho scritto. Quindi abbiamo detto, diciamo, questo è il più grande, questo è il secondo, questo è il terzo. È chiaro?
Adesso dico sia lambda compreso tra f di x2 ed f di x3. Lambda, la figura non rispetta la ruota, è il contrario, maggiore, minore, quindi questo è il più piccolo, scusate, non ho guardato la figura e non ho scritto un accordo con la figura. Quindi devo prendere lambda compreso tra f di x3 ed f di x3. Ho cancellato quest'altro punto, quindi invece di avere una situazione in cui prima si saliva e poi si scendeva, ho una situazione in cui prima si scendeva e poi si saliva. Poi tra f di x2 ed f di x1 è più grande f di x1. Quindi f di x1 è maggiore di f di x3, che è minore di f di x2. F di x1 è più grande di f di x2, corretto? Allora prendiamo lambda compreso tra f di x3 ed f di x2. E quindi è minore anche di f di x1, cioè lambda lo prendiamo sostanzialmente qua, vado a disegnare la retta y uguale a lambda e cosa ottengo? Vedete che ho fissato un valore compreso tra f di x1 e f di x3, f di x3 e f di x3. Ci siamo adesso, scusate prima per avevo memorizzato la figura in maniera errata. Ok, adesso cosa posso dire? F è una funzione continua, da qua a qua passa da un valore sopra lambda a un valore che sta sotto lambda, quindi che deve fare? Almeno una volta deve passare per lambda. Poi da f di x2 che sta, da f di x3 che sta sotto lambda deve passare f di x2 che sta sopra lambda, quindi per lambda ci deve passare un'altra volta, cioè posso dire che esistono in questo caso x1 compreso tra x1 e x3 e x2 compreso tra x3 e x2, tali che f di x1 uguale f di x2 che sia uguale a lambda. Cosa ho dimostrato? Io dico a assurdo, ho finito la dimostrazione. Cosa ho dimostrato? Andiamo a vedere che vuol dire dimostrare, fare la dimostrazione per assurdo, che che se non è supponiamo che la funzione sia invertibile sia, ma non sia vero che sia strettamente monotona, se troviamo che se non è strettamente monotona non è invertibile, è assurdo, cioè la tesi. Qui nel momento in cui la funzione deve passare da un valore maggiore di lambda a un valore minore di lambda per il corollario alternato di 0 ci sta un punto compreso tra x1 e x3 in cui la funzione vale lambda. Similmente da quest'altra parte ce ne sta un altro in quest'altro intervallo, ma allora i punti devono essere diversi, ma allora in due punti diversi la funzione deve assumere lo stesso valore, e allora se assume lo stesso valore non è iniettiva e quindi non è invertibile. La non invertibilità è nata dall'aver ipotizzato che la funzione non fosse strettamente monotona, quindi se non è strettamente monotona non è invertibile, quindi che vuol dire? Che se è invertibile deve essere per forza strettamente monotona, ma se è strettamente monotona, adesso l'altra parte della dimostrazione, questo in realtà dimostra solo una freccia, lì abbiamo messo che la funzione
è invertibile se e solo se è strettamente monotono. Io dico sia ora F strettamente monotona. Allora F è iniettiva. Ma già sapevamo che F è anche suggettiva. Quindi F è invertibile. Fine la dimostrazione. Adesso è finita la gamba. Cioè, allora, noi cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che se non è strettamente monotona non è invertibile. Se invece è strettamente monotona è invertibile. Che vuol dire? Che è invertibile se e solo se è strettamente monotona. Qua in realtà ancora non abbiamo finito, perché abbiamo finito che cosa? Abbiamo finito la dimostrazione fino a qui. C'è ancora un altro pezzo da dimostrare. Qual è l'altro pezzo che mi ero dimenticato? Che la funzione inversa in tal caso deve essere continua pure lei. Ok? Quindi supponiamo dunque F da AB su CD invertibile e dunque strettamente monotono. Che abbiamo visto che sarà invertibile deve essere per forza strettamente monotono. Ok? F continua e invertibile. Sostiamo. E dunque strettamente monotono. Allora, prima osservazione, F a meno 1 è monotona dello stesso tipo. Per esempio, se x1 minore di x2 implicava F di x1 minore di f di x2, cioè se la funzione era strettamente crescente, allora questo lo chiamo y1, questo lo chiamo y2, qua era se e solo se, quindi qua viene se e solo se, questo chi è f a meno 1 di y1, che è minore di f a meno 1. Cioè vedete che nel momento in cui la funzione f è per esempio strettamente crescente, che voleva dire? Che se x1 era minore di x2, se solo se f di x1 era minore di f di x2. Però allora questi li chiamate y1 e y2, allora questi stanno tra c e d, sono arbitrari perché la funzione era suggettiva. Allora, quando prendo y minore di y2, che succede? F-1 di y1 è minore di F-1 di y2. Questo vuol dire, se e solo se, vuol dire che F-1 è monotona pure lei. Monotona strettamente crescente. Invece di essere strettamente crescente, era strettamente decrescente, bisognava semplicemente scambiare il minore col maggiore stretto. Quindi questo mi dice che intanto f a meno 1 è monotono dello stesso tipo, però non mi dice se è continuo. Ok? Adesso mi serve ancora una riga. Allora,
Mi pare una figura, perciò ho cancellato per lì. Allora, diciamo che F era fatta così. A, B, qua c'è F di A, qua c'è F di B. Ok, per farla invertibile ho dovuto disegnare strettamente monotono. Come sarà fatta F a meno 1? F a meno 1 sarà, allora, questo qua facciamolo un po' più basso in maniera da evidenziare meglio. Allora, F di A sarà più basso. F a meno 1 come sarà? F a meno 1 sarà fatta così più o meno. Cioè ricordatevi che devo scambiare la x e la y. Graficamente. Cioè fare la simmetria del grafico rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrato. Quindi in questo caso viene più o meno. È una cosa fatta così più o meno, ok? Quindi questo era F a meno 1 di A, questo è F a meno 1 di B, scusate, questa era F di A, scusate, F di A, questa è F di B, che sarebbero poi quelli che poi chiamo C e D, e questi sono A e B. Ho scambiato, vedete? Questa è la funzione inversa. Allora, graficamente si intuisce che se questa è continua, continua pure questa. Non ci sono strati nel grafico, no? Però una cosa è intuito, una cosa è dimostrata. Allora, io che cosa faccio? Prendo un punto, chiamiamolo C, compreso tra C e D. Per comodità lasciatemi chiamare ancora la variabile su cui agisce la F-1, perché voi avete X, F, F di X. E poi invece avete F-1 che va da Y in F-1 di X. Lasciatemi chiamare le variabili indipendenti x all'andata e y al ritorno, cioè non facciamo lo scambio di nome, perché noi per fare lo scambio di nome, in genere lo facciamo lo scambio di nome per fare il grafico della funzione inversa, perché noi qua siamo abituati a mettere x, qua siamo abituati a mettere y. In questo caso qui non facciamo questo scambio di denominazione, perché viene più, diciamo, chiarisco la situazione sul grafico, ma introduco un'ambiguità dall'altra parte. Preferisco fare così. Allora, per vedere se F continua nel punto xi, io cosa devo fare? Devo fare il limite per y che tende a xi da sinistra di F di y, e poi devo, e questo limite lo chiamo Lm1, e poi devo fare il limite per y che tende a c da destra di f di y, questo limite lo chiamo m2, e devo vedere se sono uguali. In generale questi due sono così, perché se vi ricordate la funzione era strettamente monotona. Allora, in questo caso qui la funzione all'andata è strettamente crescente, la funzione immersa pure lei abbiamo visto che è monotona dello stesso tipo, quindi è strettamente crescente pure lei. Ci siamo fino a qui? Ok. Ora, su, quindi una funzione monotona, abbiamo visto che in un punto qualunque, io per comodità l'ho preso intermedio, ma diciamo un discorso ancora più semplice si può fare sugli estremi,
perché bisogna farlo da una parte sola. In un punto qualunque, per esempio intermedio tra C e D, posso fare il limite sia sinistro che destro. Per quale motivo? Una funzione monotona c'ha sempre limiti. Se vi ricordate, da sinistra il limite era uguale all'estremo superiore e da destra era uguale all'estremo inferiore. Allora, qual è il problema? Io voglio vedere che continua. Quando è che continua? Se questi due limiti sono uguali, è continua in xi. Siccome xi è arbitrario, è continua poi dappertutto. Però, allora, quindi, a me basterebbe, per dire che non è continua, basterebbe trovare un solo xi dove m1 sia minore di m2. Ma se m1 è minore di m2, che significa? Significa che quando tu arrivi a xi è da qui tende a m1 e da qui tende a m2. Se fosse m2 maggiore di m1, cosa succederebbe? Che l'intervallo m1 m2 meno eventualmente f di xi, f meno xi, scusate, xi, volevo mettere qua perché meno f a meno 1 di xi non apparterebbe. Questo non apparterebbe a f a meno 1, non sarebbe contenuto f a meno 1 di c, e questo è assurdo, che f a meno 1 di cd è a. Cioè, adesso lo rispiego. Poi, finito questo, abbiamo finito il teorema, possiamo fare pausa. Allora, se questo limite fosse diverso, no? Allora, qua deve essere più basso di qua, come limite. Poi ci sta anche f a meno 1 di xi. F a meno 1 di xi può essere un punto, anzi, non può essere, è sicuramente un punto compreso tra m1 e m2. Ok? Però tra m1 e m2 questo è tutto un intervallo. Ci stanno infiniti punti se m1 è diverso da m2. Rimangono tanti punti scoperti. Questi punti stanno nell'immagine di f a meno 1, non ci stanno. Perché? Siccome la funzione è crescente, a destra di xi assume valori più grandi di m2, a sinistra di xi assume valori più piccoli di m1, e quei valori là quando li assume? Ma se la funzione era invertibile, la f mandava a b su tutto cd e la f-1 deve mandare cd su tutto a b, quindi deve coprire anche questi punti qua, quindi questo è impossibile, è assurdo. Da dove è nato l'assurdo? Dall'aver supposto che m1 fosse minore di m2, quindi non è possibile che m1 sia minore di m2, m1 deve coincidere con m2 e la funzione deve essere continua in xi. Siccome xi è un punto arbitrario, diciamo, ottenete che la funzione f-1 è continua. Lo stesso discorso vale anche sugli estremi. Sugli estremi voi avete il limite da una parte sola e poi c'è il valore della funzione. Se il limite da una parte sola non si accorda col valore della funzione, i punti in mezzo chi li... dove non stanno nell'immagine di f-1, e quindi è sempre lo stesso discorso. Un discorso ancora più semplice perché si deve fare da una parte sola. Chiaro? Ok. Quindi, ripeto, la tesi del teorema. Una funzione, adesso sappiamo benissimo quali sono le funzioni invertibili sugli intervalli chiusi. Per prima cosa una funzione continua è invertibile sugli intervalli. Una funzione continua sull'intervallo chiuso c'è un'immagine che è un intervallo chiuso.
Per essere invertibile deve essere strettamente monotono, o cresce o decresce. Se è invertibile, inversa e ancora una funzione continua su un intervallo chiuso, sull'immagine, su CD. Porta CD dietro su AB. Ok? Adesso pausa, 5 minuti.